Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, come sempre, parliamo di un po' di novità. Come ben sapete, siamo praticamente a ridosso dell'anniversario, manca veramente pochissimo ormai all'arrivo di questo fantomatico anniversario che deciderà probabilmente il destino di tanti giocatori che sono lì lì, forse con il quittare addirittura il gioco, sperando che ovviamente ci sia qualcosa di interessante. Oggi analizzeremo alcuni dettagli che riguardano appunto l'anniversario e più precisamente parliamo di alcuni data mining che sono stati rilasciati in questi giorni che ho volontariamente aspettato e ho volontariamente fatto accumulare perché volevo fare un discorso generico e cercare di raccogliere più informazioni possibili per quanto riguarda ovviamente questa nuova versione del gioco che sicuramente verrà rilasciata con l'anniversario e con la versione 2.0 che sarà il diciamo il cambiamento probabilmente più radicale che riusciremo ad avere all'interno di Ever Crisis. Cominciamo però con le notizie del gioco. Parliamo con le notizie del gioco dove appunto è stato annunciato il nuovo Crisis Dungeon del laboratorio di Hojo che abbiamo già visto appunto tramite il capitolo di Final Fantasy VII Crisis Core. Il nuovo capitolo di Final Fantasy VII Crisis Core e che verrà proposto nelle sue difficoltà hard e very hard. Quindi ormai come di consuetudine abbiamo il nuovo dungeon preso appunto di ispirazione dal capitolo che abbiamo appena affrontato e che potremo successivamente ricompletare nelle varie difficoltà. Vi ricordo inoltre che siamo a ridosso dell'inizio del mese e quindi riscattate se non avete ancora completato la Buster Sword che verrà inserita all'interno dello shop con i punti Crisis che avrete a disposizione e il ticket 5 stelle da scambiare, ovviamente il ticket 5 stelle che vi verrà comunque fornito una volta al mese praticamente sempre nello shop, quindi fate attenzione e ricordatevi appunto di riscattare questi premi. Non c'è ovviamente molto da dire, ovvero il fatto che il dungeon verrà rilasciato il 31 agosto alle 7 pm, che in teoria dovrebbero essere praticamente le 4 del mattino dell'1 settembre per noi, perché vi ricordo che appunto c'è sempre questo cambiamento di orario per quanto riguarda ovviamente il nostro orario occidentale con diciamo quello del Pacifico, quindi dall'altra parte del mondo, e ovviamente appunto avremo il dungeon in difficoltà hard e very hard. Il ritorno delle co-op per chi ovviamente vuole dedicare il tempo al farming delle varie summon, che può essere anche abbastanza interessante sotto certi punti di vista e che quindi vi permetteranno di ottenere più facilmente e in modo magari un po' più rapido le pietre per migliorare le vostre summon, cosa che effettivamente dovrei in un modo o nell'altro fare anche io. Notizia per quanto riguarda l'aggiunta delle armi che abbiamo avuto in precedenza nel draw ticket, quindi praticamente a partire già da fondamentalmente ieri, visto che oggi appunto è 29, ma a partire praticamente da ieri sono stati aggiunti le seguenti armi all'interno del ticket draw: armi garantite 4 stelle o più, 5 stelle, tifa armi garantite, Final Fantasy VII Crisis Core, eccetera eccetera, e anche nel weapon exchange, ovvero gli shell knuckles di tifa, la Shark Slayer di Barrett, che sono praticamente le armi che abbiamo ricevuto ultimamente con i banner estivi, la Stripped Moogle Flot per quanto riguarda Yuffie, la Marine Shooter per quanto riguarda Lucia, e queste sono appunto le armi, diciamo molto, più che altro le armi recenti, non molto recenti, ma le armi più recenti che sono già state aggiunte all'interno del draw dei ticket. Quindi se avete fortuna o vi mancano queste armi, potreste recuperarle già da questo momento in poi. E poi è uscito ufficialmente il calendario delle campagne di gioco che si susseguiranno durante tutto il mese, che tendenzialmente parlando, essendo settembre il mese dell'anniversario, potrebbero essere un po' più succose rispetto al normale, solo che qui abbiamo le campagne standard e non ancora specificate le campagne anniversario, che saranno completamente diverse. Quindi prima settimana di settembre, chiamiamola così, anzi proprio inizio settembre,
Abbiamo il periodo del potenziamento del, diciamo, del boost per quanto riguarda il potenziamento delle armi, la prima settimana di settembre che invece vedrà il potenziamento delle spedizioni Chocobo, la seconda settimana di settembre che vedrà il potenziamento delle materie e tutto ciò che riguarda le materie, quindi level up, upgrade, eccetera eccetera, e poi praticamente la penultima settimana di settembre con le premium quest che avranno il boost per essere, diciamo, svolte in modo più allegro, e poi abbiamo il boost finale di fine mese con il character growth della campagna. Quindi è molto probabile che comunque fine mese, quindi fine anniversario, comunque fine periodo anniversario, potremmo avere l'inserimento dei livelli 90, probabilmente dopo la Guild Battle, che sarà sicuramente prima, leggermente prima fine mese, magari a metà settembre, proprio dopo o in centro proprio il periodo dell'anniversario, e poi sicuramente dopo potremmo effettivamente iniziare a capire che ci avviciniamo a quelli che sono, come anche preannunciato da tanti giocatori, i famosissimi livelli 90. Ma detto ciò, oggi siamo qui per un altro motivo. Oggi siamo qui per un altro motivo perché, come vi ho spiegato all'inizio del video, sono usciti diversi data mining. Eccoli qua. Se ovviamente fate riferimento ovviamente a quello che si vede a schermo, ci sono diverse cose su cui dobbiamo attenzionare il nostro sguardo. Cominciamo con praticamente questo, ovvero questa dicitura in JSON, che è tecnicamente il linguaggio di gioco per quanto riguarda la programmazione di questo caso, quindi la programmazione di, per quanto riguarda Ever Crisis, e abbiamo una voce che segnala la skill legendary. Che cosa vuol dire skill legendary? Secondo il data mining, l'anniversario sarà caratterizzato, inizialmente si vociferava, da quelle che potessero essere delle armi a 6 stelle, quindi una nuova tipologia di arma che aveva la che avrebbe in teoria la possibilità di poter essere maxata e di poter essere potenziata in modo diverso rispetto alle armi che abbiamo in questo momento. Ma poi, a quanto pare, il messaggio è stato mal interpretato, perché le armi leggendarie saranno molto probabilmente delle armi 5 stelle che solo dopo il potenziamento leggendario diventeranno a 6 stelle. Questo perché? Perché ovviamente con una tipologia di armi a 6 stelle gli overboost sarebbero completamente sballati, visto che noi in questo momento stiamo potenziando di 5 a 5, mentre invece con le armi da 6 a 6 verrebbe, diciamo, un po' più pesante massimizzare le armi. Che da un lato è un ragionamento giusto, perché ovviamente sarebbe un overboost in più ripetuto praticamente per due volte, quindi avere altre due copie di quest'arma in più. Però al tempo stesso il fatto che l'arma possa diventare leggendaria solo dopo è un problema, perché preannuncia il fatto che per avere un'arma leggendaria l'arma in questione debba necessariamente essere overboost 10. E dopo vi spiegherò anche il perché, facendovi vedere un'altra immagine che al momento rimane nascosta, perché ve la voglio fare vedere praticamente alla fine. Quindi, per quanto riguarda le appunto le skill legendary e le skill weapon, come potete vedere sono praticamente una sotto all'altro. Perché questo? Perché, come detto in precedenza, le armi leggendarie inizialmente erano state in un qualche modo sgamate come armi 6 stelle, mentre invece adesso si sta semplicemente pensando al fatto di aggiungere una stella in più all'arma leggendaria e potenziarne ovviamente gli effetti in modo abbastanza evidente, perché diventerà per l'appunto un'arma 6 stelle e diventerà un'arma estremamente forte. Per quanto riguarda invece ciò che abbiamo da questo lato del foglio, quindi abbiamo praticamente il Auto Weapon Attachment Effect Probability e poi abbiamo anche l'Item Weapon Attachment. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, secondo quello che pensano alcuni, la possibilità di poter usufruire di un nuovo oggetto che sarà o farmabile o acquistabile o ottenibile tramite ovviamente delle ricompense in generale all'interno del gioco, che successivamente si attaccheranno all'arma e la renderanno leggendaria.
quindi una sorta di materiale nuovo, mettiamola così, che permetterà all'arma di diventare un'arma leggendaria e quindi di conseguenza modificare anche la skill e rendere la skill leggendaria, quindi arma leggendaria con skill leggendaria. Ciò che un pochettino, non dico spaventa, ma che effettivamente potrebbe essere mal interpretato è quel probability che si legge in cima, perché quel probability, quindi la probabilità in questo caso di poter attaccare questo items all'interno dell'arma, credo che sia stato identificato o comunque che sia stato scritto in generale non tanto per una questione di probabilità come pensano tanti, cioè nel senso che può fallire l'upgrade ad arma leggendaria, e questa secondo me è una boiata incredibile, ma secondo me è stato messo questo codice con il nome probability per differenziare magari il testo rispetto ad un'altra tipologia di comando, perché ovviamente la probabilità sì viene messa, ma basta programmare la probabilità al 100% e quindi quando tu utilizzi un determinato oggetto e lo utilizzi in un determinato modo avrai la chance sicura di ottenere quel risultato. Così come all'interno del gioco ci sono i ticket 5 stelle che una volta pullati ti garantiranno appunto quell'arma 5 stelle. Quindi cerco di tranquillizzare un po' tutti, il probability che si legge da questo file non indica una probabilità di poter trasformare l'arma in leggendaria, ma indica appunto la percentuale che poi verrà sicuramente portata al 100% che permetterà alle vostre armi di diventare leggendarie. Mentre invece per quanto riguarda le icone che potete vedere qui alla sinistra del, diciamo, di questo schema, di questo foglio che vi ho preparato, sono fondamentalmente degli status alterati che tendenzialmente dovrebbero entrare in gioco, anzi per quanto riguarda appunto la resistenza magica e la resistenza fisica li conosciamo già, quindi abbiamo comunque la possibilità di vedere questi buff che però questa volta potrebbero in un modo o nell'altro essere sfruttati dal lato giocatore, quindi non più dal lato avversario, quindi dal lato nemico, quindi avere una sorta di protezione per quanto riguarda appunto il buff fisico o il buff magico, che potrebbe essere una cosa molto molto interessante. E poi invece abbiamo praticamente gli altri status alterati che potete vedere ovviamente tramite le immagini, dove abbiamo il primo status che è questo qua, il debility, che è un nuovo status che tendenzialmente appunto dovrebbe fare il debutto prossimamente all'interno del gioco, almeno come ci è stato indicato, come ci è stato scritto, forse addirittura con il dungeon, quello di Ojo, non lo sappiamo, dove appunto abbiamo lo status debility. Lo status debility ovviamente vi permette in un modo o nell'altro, se subito ovviamente, di subire dei danni addizionali, mentre invece se inflitto agli avversari tecnicamente dovrebbe infliggere dei danni addizionali quando si attaccano i nemici, a prescindere dalle resistenze e dalle debolezze. Quindi è come se voi pigliaste una sorta di percentuale bonus quando effettuerete questa tipologia di danno. Quindi se io faccio, che ne so, 300 danni di tipo ghiaccio, magari il boss con il debility prende un 320, un 340% di danno, perché appunto avrà quella percentuale data appunto dal debuff in questione debility. L'altro buff che invece, anzi l'altro debuff che in questo caso vediamo accanto, è il debuff di stop addirittura. Quindi avremo o la possibilità di subire lo stop o la possibilità di poter infliggere stop ai nostri avversari. Ripeto, purtroppo non sappiamo se questi buff e questi debuff saranno sfruttabili dal lato player o dal lato avversario, quindi dal lato nemico. C'è anche da dire che paradossalmente parlando, ogni qualvolta che uscivano degli status alterati erano indicativi solo per gli avversari, come è successo per la meccanica di tank con Rud, che praticamente aveva la possibilità di attirare a sé gli attacchi degli avversari, o comunque come è successo con altri status alterati che abbiamo sempre subito noi, come il Doom, come altri status alterati che comunque abbiamo subito noi in primis e che in un modo o nell'altro non possiamo infliggere, sia perché i boss sono praticamente immuni a tutto e sia perché i boss fondamentalmente, cioè le nostre armi o comunque i nostri equipaggiamenti non ci consentono di effettuare determinati debuff.
E poi invece per quanto riguarda l'ultimo buff che invece vedete sulla sinistra, cioè sulla destra in questo caso, dell'immagine, dovrebbe essere addirittura il Shield Veil, chiamato Shield Veil, che potrebbe essere una sorta di diciamo protezione da quello che può essere uno status alterato, quindi come una sorta di diciamo di buff che si può ottenere per prevenire uno status alterato che il boss in un modo o nell'altro potrebbe infliggerci in un qualsiasi momento. Non è ancora sicuro, nel senso non è ancora identificato che cosa è, potrebbe essere anche un'icona esterna o comunque potrebbe essere un'icona che indichi qualcos'altro, però le assunzioni più comuni anche tramite file di gioco sono che questa dovrebbe in teoria essere il Shield Veil, quindi questo velo di protezione che è possibile ottenere e che protegge il personaggio dall'acquisizione di debuff da parte dell'avversario, così come potrebbe essere dal punto di vista dell'avversario una sorta di protezione per non subire debuff, il che potrebbe essere, diciamo, abbastanza fastidioso. Quindi speriamo che questi effetti siano dal punto di vista player e non dal punto di vista nemico. Ciò che invece voglio farvi vedere a fine video per diciamo suscitare un pochettino il vostro interesse e per permettervi anche di vedere il gioco in prospettiva diversa è questo. E sì ragazzi, molto probabilmente avremo una nuova stella di colore diverso per quanto riguarda gli overboost leggendari. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli overboost si comporteranno così come gli overboost normali, oppure quella stella blu verrà semplicemente aggiunta all'overboost 10 per indicare appunto essere un'arma leggendaria? Ragazzi, questo non lo so. Purtroppo l'unica immagine che è stata rilasciata all'interno del data mining sono queste stelle colorate, che al momento rappresentano la 5 stelle di base, l'overboost rosso che sarebbero i primi 5 overboost, gli overboost rosa che rappresentano l'overboost dal 6 al 10 e poi questa stella azzurra che al momento non sappiamo che cosa significhi. Potrebbe significare appunto la stella addizionale che si aggiungerà all'arma per catalogarla come leggendaria, o potrebbero essere dei nuovi overboost che permetteranno all'arma di diventare ancora più forte. Quindi ragazzi, al momento faccio spallucce, vi lascio con questo dubbio, vi lascio con questa immagine. Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate voi, perché mi interessa magari avere una vostra idea o comunque avere un vostro commento a riguardo. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!